E inizia il primo game della finale di questa best of three, della finale appunto del torneo, il torneo organizzato in Sicilia, il torneo siciliano della Torre Nera, Magic Store. Andiamo subito con la presentazione dei giocatori. Spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore blu, il Protoss Razer. Giocatore Protoss che abbiamo visto battere nel primo game Nightfall in un PvP d'antologia. Per Razer abbiamo la divisione bronzo con 200 punti in ladder, 7 vittorie e 9 sconfitte, win rate di 43,75 al momento, e dovrà affrontare uno Zerg veramente temibile a giudicare da quello che ha combinato contro il suo avversario Terra nel primo game di qualifica, praticamente la semifinale di già. Si tratta dello Zerg che spawna nell'angolo in basso a destra con il colore rosso, lo Zerg Hecatomb. Zerg interessante, se lasciato macrare abbiamo visto che può combinarne di cotte e di crude. Per il momento anche per lui divisione bronzo, 912 punti in ladder, 38 vittorie, 40 sconfitte, win rate di 48,72%. Non mi sembra niente di particolare, da segnalare niente di particolare per i due giocatori, nel senso non ci sono né proxy gate né early pool, quindi chiusura sulla rampa con il gate e assimilatore come di consueto. Mentre va subito giù una 15 pull e subito l'estrattore di Vespene, quindi molto probabilmente dovrà andare di fast speedling per iniziare il giocatore Zerg. Magari successivamente ora andrà di acceri, quindi probabilmente un 15 pull 16 acceri. Vedremo un po' se deciderà di comanderà la sua build, magari si deciderà di lasciare su monobase, un po' kamikaze, ma insomma potrebbe starci per la Lega Bronzo. Intanto subito completato l'estrattore, va a mettere i droni a lavorare, mentre vedo già l'ologramma A17 per quanto riguarda, anzi A19 per quanto riguarda Ceri, quindi comunque andrà di macro game non all-in su una base, il che mi sembra sempre saggio. È completato il secondo assimilatore per Razer in costruzione, anzi in via di ultimazione anche il centro cibernetico, quindi vedremo cosa vorrà fare con questo doppio assimilatore. In teoria ci sarebbe lo spazio anche per quella che vi dicevo nel game precedente, può essere, anzi classificata come l'Oracle Opening DMC. E infatti arriva, attenzione, a sorpresa, non me lo immaginavo nemmeno io, il portale stellare. Dovrebbe stare molto attento il giocatore Zerg, anche se quell'opening ovviamente è fatta contro dei Terran, e ve la citavo appunto perché era un PvT per il terzo e quarto posto per l'appunto. Dovrebbe stare comunque molto attento anche lo Zerg, perché gli Oracle sono temibili anche contro gli Zerg, anche se le Queen comunque possono tenere abbastanza a bada gli Oracle birichini che arrivino troppo vicino alla base avversaria. Secondo gate in fase di ultimazione, mentre quasi ultimata l'accia di espansione dello Zerg, va a prendere A22 di supply anche il secondo assimilatore e tecca subito a Tana. Attenzione perché potrebbe essere una giocata magari muta oriented per lo Zerg, e si troverebbe un po' male perché se questo, infatti come immaginavo non ci sono Oracle ma c'è una Phoenix. Se andasse a Phoenix il Protoss avrebbe un buon vantaggio. Le Phoenix comunque non fanno grandissimi danni, almeno fin tanto che sono soltanto una o due. Quando iniziano ad essere 5-6 già inizia ad essere un po' complicato sia per le Queen che per le linee minerarie, perché subiscono molti molti danni. E sta invece andando a Blatte, attenzione perché se non c'è un Pinnacolo deve stare molto attento, almeno avere dei lanciaspore sulla linea mineraria, almeno uno su ciascuna linea mineraria più una o due Queen per difendersi appunto da una Ras di Phoenix, che è abbastanza fastidioso per i giocatori Zerg. Comunque il Protoss Razer al momento sta andando di monobase, il che può aiutarlo sicuramente per produrre unità, ma sicuramente non lo aiuta per quanto riguarda l'income, che a breve diventerà superiore per il giocatore Zerg. Infatti siamo per il momento alla pari, 24 probe contro 24 droni del giocatore Zerg Hecatomb.
E vediamo, le Phoenix sono diventate ben 3 e vanno quindi avanti per lustrare. Attenzione perché ci potrebbe essere anche un proxy pylon, anche un push combinato tra Zeloti o Persecutori e Phoenix. Vedremo cosa vorrà fare. Mi sembra abbastanza interessante questa opening del giocatore Razer. Va subito a prendersela con un sorvegliante. Arriva vicino la Natural. Questo punto perde il controllo delle unità che vengono recuperate in questo momento. Solleva subito la Queen e quindi a questo punto non credo che no, dovrà ancora sollevarla. Non ce la fa con due Phoenix a distruggere una Queen, soltanto con appunto il loro attacco. Perde la Queen sulla Natural e attenzione, si mette un po' male perché se fosse supply bloccato il giocatore Zerg non potrebbe produrre le Hydra. Infatti c'è già l'Hydralisk Den in via di costruzione, mentre i Ding riescono a intercettare un Prox Ballon che viene subito distrutto, ma le Phoenix si scaraventano a questo punto sulla base principale dello Zerg, Hecatomb, e arrivano subito due lanciaspore, forse un po' un eufemismo, un po' in ritardo, due lanciaspore direttamente su questa seconda base. Intanto non gestisce più le Phoenix, le riprende in questo momento, solleva nuovamente la Queen e a questo punto non c'è più niente da fare. Nuovamente la seconda Queen è andata via, potrebbe fare un po' di danni sulla linea mineraria, quindi solleva un drone che aspetta soltanto di essere bisciottato da queste Phoenix. Vediamo a questo punto il livello di danni, sta comunque perdendo molte risorse il giocatore Zerg con questo push. Non mi sembra che per il momento possa fare molto. Intanto escono le prime due Hydra, completati anche i lanciaspore, quindi queste Phoenix stanno per perdere utilità. La prima è già stata distrutta, anche la seconda, rimane poca energia sulla terza, molto probabilmente sarà distrutta anch'essa. Perso comunque molto mining time con questo attacco perché ha perso le Queen, quindi l'injection delle larve sarà rallentata. Intanto sono già uscite le due Queen, una per base, buona comunque la ripresa del giocatore Zerg, considerando che il suo avversario è ancora monobase. Sta andando a questo punto di fabbrica robotica e di altri due gate, quindi 5 gate più robot per il momento. Sta warpando ancora sentry, ovviamente per i force field, per evitare l'attacco di Ling, ma credo che lo Zerg debba necessariamente andare ad expare. Attenzione, mi ero perso comunque da parte del Protoss. In questo momento arriva la seconda espansione, non sulla Natural come di consueto qui, per poi essere difesa da un wall, ma in un punto forse un po' strano, perché normalmente forse non viene molto intercettato. Intanto avanti ancora con altre due Phoenix e l'armata di terra, il giocatore Protoss Razer, che prende la torre Xel'Naga più vicino alla sua base. A questo punto si ferma per aspettare probabilmente dei rinforzi o anche una probe per piazzare poi un proxy pylon. Vediamo, si sta movimentando in questo momento. Vedremo come andrà l'ingaggio. Hydra, Ling e Blatte per il giocatore Hecatomb. Nessun upgrade, non ci sono camere evolutive per Hecatomb, ma nemmeno forge per Razer. Quindi vedremo come andrà l'ingaggio, dipenderà tutto dalla micro dei due giocatori. Le Phoenix in avanti per dare anche visibilità. Arriva l'ingaggio, Ling sui persecutori, molto male per Razer. Riesce comunque con dei force field a bloccare anche i suoi zeloti, che subiscono tantissimo danni a questo punto dalle Hydra, che hanno un DPS altissimo e si portano a casa con il loro attacco praticamente tutto l'esercito Protoss. Pessima giocata per Razer, perché Hecatomb non perdona. Ha messo quasi ultimato anche la ricerca degli aculli scanalati per aumentare il raggio delle Hydra di 1, se non ricordo male. E intanto ha completato la sua espansione, la sua prima espansione il giocatore Razer, però ancora ci vorrà un po' prima di fullarla. Per il momento sta producendo soltanto probe, evidentemente deve essere un po' scioccato da questo push andato terribilmente male. Si sta avvicinando un prisma dimensionale birichino alla Natural del giocatore Zerg Hecatomb, che ha tutto l'esercito fuori posizione sulla torre Xel'Naga più lontana dalla sua base, e ha messo anche come rally point esattamente questa torre Xel'Naga. Le Hydra stanno continuando ad affluire, quindi sarà un po' un problema per lui, un warp di zeloti. Dipenderà tutto da dove andrà a warpare
warpare. Razer warpa nel punto sbagliato perché è vicino a un lanciaspore, quindi stava richiude subito il prisma dimensionale, ma così praticamente si allontana troppo e comunque è stato individuato, ma se ne frega. No, sta rientrando velocemente Hecatomb. A questo punto ha richiuso il prisma dimensionale, non ha molta possibilità, secondo me, di fare danni, ma Hecatomb comunque sta tentennando troppo, è ancora vicino a Torre Xel'Naga, fisso in quel punto, quasi ultimata la ricerca del potenziamento muscolare per sempre le Hydra, in produzione altre 4 Hydra, warp di 3 zeloti nella base principale dove c'è anche un primo immortale, un prima void in difesa, una forgia è stata già completata, arriva il concilio del crepuscolo per il giocatore Protoss, completato anche il laboratorio robotico ed è in costruzione, in coda di costruzione anche il primo colosso, a questo punto va a prendere la sua seconda espansione il giocatore Hecatomb, vedremo se riuscirà a difenderla perché un warp a questo punto sì, in questo punto della mappa con 4 zeloti potrebbe dare un po' di fastidio. 4-5 zeloti visto che sono 5 gate. Dall'altra parte invece abbiamo ancora Hydra in produzione per Hecatomb, la ricerca della carica per gli zeloti sta quasi a metà della costruzione il primo colosso e i due giocatori a questo punto decidono di aspettare, passa dalla torre Xel'Naga più lontana a quella più vicina della sua base, non so perché stia aspettando lo Zerg, doveva pushare velocissimamente per cogliere impreparato il suo avversario, invece sta dando molto tempo e comunque la scelta dell'Hydra a questo punto non è più abbastanza utile perché sono in campo già i colossi che comunque fanno molti danni sulle unità leggere come le Hydra, praticamente le squagliano letteralmente. In avanti Hecatomb cercherà probabilmente di rushare. Attenzione, c'è una Void che potrebbe essere facile presa di queste Hydra. Infatti si fanno troppo in avanti. Le Hydra subito cerca di fare dei danni. Non credo abbia distrutto assolutamente niente. Infatti non ha fatto in tempo a distruggere questa Hydralisca presa di mira. Una probe suicida va in avanti. Ancora gli Zeloti che vengono comunque tranquillamente falcidiati sulla rampa. Le Blatte in avanti fortunatamente riescono a salvare dall'attacco del Colosso. Riescono a salvare le Hydra dall'attacco del Colosso. Ma sta macinando praticamente tutto quanto. Hecatomb, guardate come scende velocemente l'energia del colosso che viene subito distrutto dalle Hydra, non essendoci nessun zelote, arriva il giro da parte di Razer, il primo game è per il giocatore Hecatomb.